fa una cosa un po' forte, stai lì. Avete rotto coglioni! Mi metto gli stivali, c'è il sole, faccio asfalto. E lasciavo andare giù la moto. Io avrei preso sicuramente l'albero. Si sveglia, si sveglia! Oh, proprio ora, cazzo! Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Come mai vi ho fatto aspettare tanto per far uscire il video della tendata di primavera? Come mai i miei tesserati nel gruppo Telegram del Falò del motoviaggiatore di cui ho la felpa mi chiedono: ma oh, ma ce lo fai vedere sto video oppure no? C'è qualche segreto? C'è qualche mistero? La colpa è tutta del libro. È uscito infatti proprio ieri il mio quinto libro, Australia in moto, che racconta di quando a 23 anni sono arrivato in Australia con 400 euro e poi ho lavorato lì 9 mesi per viaggiare 4 mesi. È uscito ieri, quindi ci sarà la presentazione questo fine settimana qui a Moto Viaggio Store, 13 e 14, ingresso libero, gratuito, aperitivo offerto da noi, potete prendervi una copia con adesivi omaggio e dedica. Ma bando alle ciance, ora che sapete come mai ero sparito per così tanto tempo, vi racconto di questo evento. La moto tendata a partire per ha dall'anno scorso un nuovo stile. Ci eravamo lasciati a ottobre del 2022 con un'edizione fantastica, tre giorni tra asfalti, sterrati, avevamo trovato fino a 27 gradi, bellissimo. Grande Luca! È bellissimo, è stato fatico. Com'è? L'ho visto bene, ragazzi. Eravamo molto soddisfatti, abbiamo riproposto la cosa a febbraio per l'edizione invernale. Sono venuti 7 gatti, ma tutti molto simpatici perché ha fatto freddo, siamo andati sotto 6 gradi sotto zero. Alessandro ha fatto i bagni anche in un fiume. Facciamo la prova apertura con la cerniera congelata, vediamo se si apre. Certo che si apre. Allora, importantissimo. Ecco dov'era la mascherina per il caffè. Andiamo là. Ma non va bucato alla forchetta? Com'è? Bella? No! Com'è? Dai, su! Dai! Neanche posso. Commento a caldo. Queste sono le tendate di Jonathan. Venite. No, no, questo è Ale, io non c'entro niente. Per oggi è tutto. Dalla moto tendata invernale partire per 2023. Un caloroso abbraccio. E poi. Ciao. E poi vi faccio vedere Ale se è preparato. Ho detto, quando esco dall'acqua arrivo qui, c'ho qualcosa di caldo da bere. Guarda. Con gli ottimini classici. Con la sua moto lì in vista. Ma a primavera avevamo speranze meteorologiche diverse e quando eravamo lì lì per l'evento abbiamo visto che sull'Appennino aveva appena rinevicato e quindi non si passava da nessuna parte. L'opzione era o rifare un'edizione innevata o aspettare un giorno migliore. Quindi abbiamo posticipato di 2 settimane, però purtroppo chi si era reso disponibile per la data originale non poteva poi più riprendere libero per la nuova data e quindi eravamo un gruppo ristretto di persone. Quelli che volevano venire hanno visto il meteo e hanno deciso di stare a casa. Giovedì sole, venerdì pioggia, grandine, nebbia e freddo e sabato metà e metà. Bando alle ciance, non vi annoio più, vi lascio con il video. Noi ci riproviamo a giugno dal 15 al 18 per l'edizione estiva, sperando che non venga giù il finimondo. Ciao, buona visione! Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati. Oggi inizia la moto tendata a partire per di primavera. Il sole è dalla nostra, guardate che bel cielo che c'è. Per cui proseguiamo tutto dritto fino allo sterrato e poi mi riattacco a voi. Non hai spellicolato l'adesivo di partire per? Hai attaccato tutto insieme? Ora sì. Però Tommy non c'ha la traccia, quindi gli diamo del filo da torci. Dai, e dai, e dai. C'ho due contendenti, un Tenere 700 ultra preparato e un Husqvarna 701 ultra preparato, con torretta rally. Chi la spunterà? Guardate il buon Roberto con che gomma è venuto a fare la traccia on off livello 3 e 4. Roberto! Aveva capito 1 e 2. Aveva capito 1 e 2. Già Ale con un TKC70 sì, va bene. Da capronora. Davvero? Davvero? Rimasuglio. Anch'io ho sempre le stesse gomme.
Invece il Tommy se la prende comoda con una ottima Mitas 09. Questa nuova di pacca ha appena 10 km e questa... Ah, ma tu non hai la 010? Cosa hai sotto? Pirelli? Cos'è? Ah, non lo so proprio. Fa tutto da sola però, quindi gran gomma. L'ha rubata un 350 a due tempi. L'ha visto fermo in autogrill, l'ha smontata. Ecco, finché tu vai, Roberto, vai tranquillo. No, non ci sono arrivato, non ci sono ancora. Nordcap, sei stato a Capo Nord? Bello, ti è piaciuto? Passaggio, con gentaglia. Ma su questa ce l'hai la traccia? Sì, però e ti ostini a farti mi navigare. Leva. Mi si spegne. Ma io navigo col roadbook, non c'ho leccini. Quando metto Osmond. Così devi fare. Qual è giovedì? Questo. Poi la fai più cicciona. Rossa, no, nera devi fare. Ti cambio tutto. Ma guarda. Fai come se fosse tua. Tanto tra un po' salta. Infatti non sta mai di sopra, va per i cazzi suoi. Dai. Non devo schiacciare la freccetta per navigare? No, te devi solo assicurarti che la tua posizione è sempre sulla linea che io ho disegnato. Così. Ok. È più forte di me. È bellissimo. Ah, oh, yes. Mi sono bagliati i piedi! Fai vedere? Penso le scarpine da tennis, vedi? Io ho certo. Preso le due pozze, me ne sono... La scarpa tecnica c'è, ti sei bagnato? Sì, Mi metto gli stivali, c'è il sole, faccio asfalto... Il sole c'è, dietro alle nubi, a ma... casa avevo il sole. Lo stivale per sempre. Sono 9 gradi comunque. C'ho anche le Havaianas, quindi dopo opzione Havaianas. L'ho riflesso! E si ripiglia, si ripiglia! Ho fatto male! Oh, come mi andava via lì! Oh! Poi c'è il parabrezza da turismo, devo mettere quello forno, ma che mi andava via un'altra volta! Come mai questa nebbia ci perseguita? Perché la nebbia va dei belli. Tutto ok? Fattibile? Sì? Sì, sì. No, tanto di cappello, allora stai facendo un pappume di foglie con queste gomme qui, non è niente male. Sì, la sento un po' scodinzolare, ma bene, dai. Allora, questa qui è lunga 13 km, però c'è dei punti un pochino più sassosi, te la ricordi, vero? Comunque, più o meno siamo su questo livello qua. Guarda come va, fuori traiettoria, Dio mio. Non direi mai indietro. Vado a scoperto che c'è lo stivale bucato, ecco perché mi entrava l'acqua. Ho preso un video che mi ha portato a una catenella. Ok. Bene, bello, bellissimo. Bene. Quel tornante con punto panoramico, bellissimo. Eccoci qua. Cosa dicevi di strada di merda? No! Sempre quella. Fai merenda con Nutella. Girare. Ah, ma ho perso il contesto, mi devi spiegare che dicevi. Ti ho messo i piedi al sole. Come mai è successo? Nelle postanghere. Ora mi sembra più educato rispetto alla versione di prima. Sono in pubblico. Prima perfetto per fare quello che abbiamo fatto. Te sei più contento di tutti. A quanto è che sei qui? Un paio d'ore? No? Hai fatto un giro? 20 minuti. Grazie. Chiavi sono inserite dentro. Ragazzi, se vedete sto video, oggi è il momento in cui... cambierò idea e vorrò passare un'altra moto. Guarda com'è secca! Come faccio a salire? Non la sa manco accendere. Ce l'hai fatta? L'hai accesa? Bello sullo squarna. Oh, comunque sembri un motoviaggiatore serio adesso, eh.
la posizione di guida è diversa, quindi ho il muscolo sempre in tensione, anche se per le gambe così piegate. Che moto, ragazzi, che moto! Datela com'è bella, un po' bianca. Infatti dovrei fare un lavoro di cambio sospensione. Grazie, guarda. Ma che posti, ragazzi. Sangue. C'è di su. Ui! Anche lui. Ha ripreso a lui. Di traverso. Oh. Oh, che botta! Se non ho forato ora, non ho forato più. Oh. Madonna, ragazzi, per star lì dietro sto spaccando la moto, ma mi piace. A cannone, tu mi hai fatto sudare per starti dietro, mi sono quasi ammazzato, ma è stato bellissimo. Bene, siamo qui usciti dalla COP con le scorte, vi faccio vedere un po' la hop, sei tu. Patatine, questa è una schiacciatina per Ema. Roberto invece ha messo il vino, la sambuca e il sale, questo ti casca. Questo asciugamanino qui cosa servirebbe? Per l'autoerotismo? Invece tu la scena l'avrai messa. Io ce l'ho qui. Che scena hai stasera? Dai, stasera allora farò del riso mantecato con parmigiano e basta. Guarda, io oltre posto... aver preso l'acqua per me ti ringrazio. Sì, qui a Caponoro c'era il vino, usiamo la stessa tecnica per l'acqua di Jonathan. Stasera confido nel tuo falò per cucinare la coppa di maiale. Insalatina e... Ah, e un po' di fontina in memoria al buon Vincenzo. A pasta molisana con porro, soffritto di porro, con pancetta toscana e pomodorini. Voi pensavate che noi mangiavamo, che ne so, barattoli di tonno, e... però no.
buongiorno, vi faccio vedere come ci siamo svegliati stamani, non c'è il sole di ieri sera. Com'è Roberto che stamani c'è la nebbia? C'era anche ieri mattina, poi come diceva il mio collega può solo migliorare. Migliorerà. Vuoi lasciare un ricordo in questo video del tuo gonfiore e raccontarci cosa hai fatto? Ragazzi, io sono una vittima del Jonathan. Mi si è piegato la caviglia tra la borsa e una parete e si è gonfiato tutto. Pensavamo molto male, ma invece stamattina si è sgonfiata. Quindi rimettiamo lo stivale, si riparte alla grande. Rido perché ho sentito lo sforzo di fare questo messaggio promozionale ultra positivo. Ma andiamo da Tommy invece. No, niente di che, tutto a posto a Ferragosto e anche oggi. No, va bene. Sigarettina, caffè preso, posto bellissimo, sole. A cantinelli. Guarda che porticato c'hai, che veranda, la sedia di tavolino. Già fatto anche un bel caffettino stamattina. Bravo. Bisogna partire col piede giusto, altrimenti la giornata diventa insidiosa. Sai Ale, quando ti vedo mi ricordo un ragazzo che conoscevo in Norvegia che allevava le galline. Non so se tu... Famosissimo allevatore di galline norvegesi. Sì. Ce ne sono. Allora, qui c'è l'armamentario. Ora io sbaracco tutto e si va a far colazione, perché a colazione è il punto di ritrovo del venerdì mattina. Per chi viene venerdì mattina. Poi ci sarà il punto di ritrovo a pranzo per chi viene a pranzo. Da molto? Ah, ho già fatto colazione. Oh, wow. Posso andare a fare una ripresa alla tua multistrada? Certo, tutta tua. Visto Roby, c'è un compagno di giochi stamani. Sì, mi diceva che era triste perché ieri ho dovuto fare in realtà non ti ha detto che è venuto a far sterrata e si è anche divertito un po', a parte le scarpe bagnate. Poi dopo non si è tirato indietro, vero? Grandissimo. Però poi recuperare, io il pomeriggio ci ho dato a lavare la moto. Esatto, era... non come lui. Io non la lavo da un anno. Quindi se avete una moto sportiva, naked, turistica, stradale, alla moto tendata ci sono anche le tracce asfaltate. Sapete, tra Emilia e Romagna ci sono curve bellissime. Questa è la moto di Michele, che è appena arrivato, il punto di ritrovo della colazione. Quindi anche il bagaglio è veramente ottimo, minimalista, ha messo un borsone dietro, senza borse laterali, bellissima, che pulita, vedi, lucida. E poi giri e c'è questa, che è tutta infangata, ma a noi ci piace così. Questo è il fango delle ricognizioni. No, abito esattamente a Campo d'Oro, vicino a Grisignano. È tutto sporco, tutto sporco. Tutto sporco, mi piace troppo la moto sporca. Davanti c'è Roberto con il CR700 e davanti ancora a lui c'è Alessandro con il CRF1000. Poi c'è Thomas che è andato.
educato. Fermo, 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 fermo. Ti do una mano, fermo, fermo. Allora, sei in marcia? È andata bene, ti sei fermato lì. Allora. Da Telegram. La gomma sospesa, ti sei appoggiato qua? Sì, sì. È lì sull'albero. È lì sull'albero. Già lo vedevo che la lasciavo e io cercavo di aggrapparmi all'albero. Dopo la pozza, non so perché, è saltata e ha superato il fosso e adesso si è bella appoggiata e parcheggiata così. Eccezionale. Incredible. Cosa hai pensato quando andavi giù? Che lasciavo andare giù la moto. Io avrei preso sicuramente l'albero, l'avrei amato con tutto me stesso. Il problema dopo è andarla a riprendere. Vale a riprendere. Andavi te sicuro. Io non ci pensavo neanche. È perfetta per andare a prendere un caffè. È già parcheggiata, senza cavalletto. È da esposizione, cioè tu potresti ricreare questo in uno stand per Yamaha per far vedere cosa può fare un Tenere, per far vedere come lo puoi parcheggiare un Tenere, cioè c'ha un senso di libertà sta cosa immensa, cioè tu puoi prendere un albero, un pezzo di terra, parcheggi un Tenere, vai a un caffè, ritorni e parti. Sono felice che sei di ottimo umore. Uno, due, tre, vai. Uno, due, tre, vai. Ancora un po'. Ce l'ho. Ah. Applauso. Casco, gli occhiali li ho messi qua, guarda. Eh no, ti attacchi. Fai lo sborone, c'hai il T7, il coso lì. Era dall'altra parte la tecnica. La tecnica questa è gas e moto a candela e giro. Sono io? Grazie per queste bellissime esperienze, perché i posti sono meravigliosi. Se ci avessi la moto leggermente più, devo scrivere a Honda, ne voglio una così ma da oggi. Una mano? Si è fatto male? Come fai? Non come si fa nel tempo? Lasciali! Fare questa.
Oh, buon appetito, eh? Ci avete aspettati, vedo. Dai, mandami il video. Ciao. Del rotolo. Piacere, Simone. L'ho visto io. T'ho registrato mentre rotolavi giù, guarda. Dai, fammi l'ho visto. Che avete mangiato di buono? Vedo che vi siete avvantaggiati, eh? Bene, bene. Allora vi accompagniamo. Dai, vado a prendere un po' di pane. Fidanzata sua, faccio vedere un prosciuttin, un formaggino, no, già sono più buttato indietro perché rimane, qui si va di pollo fritto, quel che ne rimane. Cosa avevate voi? Ragù? Bravo Giona. Ma bravi voi, gamba. Che avete preso tante ore d'acqua. Tante, 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 tanta acqua. Prima c'era grande, Michele. Pensavi ci fossero 20 gradi. Sì. Che non posso neanche tornare a casa. Sapete perché vendo i Gore-Tex? Li porto qui a bagnare e poi passare in negozio. Vedi, lui c'è già cascato nella traiettoria. Avrete notato che dopo pranzo è cambiato molto il clima. Si stava già pensando di andare alla spa, alla sauna. Stavo già pensando di andare in albergo stasera, ma poi ci abbiamo ripensato. Vediamo un po'. Ci vediamo al supermercato allora? Sì. Sicuro? Fai asfalto? Sì, asfalto. Ok. Così ti voglio. Così ti voglio. Grande! Asfalto sterrato allora? Sterrato, sterrato. Sterrare sempre. Dai. Che bambolina, ragazzi, che bambolina. Ci vediamo al supermercato. No, io purtroppo per come sono messo ci sto riprendendo, di tutto quello che vuoi. Va. Vai a casa? Sì. O domani? No, va bene. Magari mi riaccanto se vedo il tempo. Va bene, non ti far convincere, eh? C'è un letto anche per lui? No, te vieni. No. Sorridi, dai, la pioggia passerà. La verità, ragazzi, se state vedendo sto video ve la spiego. Questo è un momento probabilmente non ideale per il motoviaggiatore, ma a noi ci piace di più fare questo che non fare niente. E poi, come fa brutto tempo, potrebbe anche spiovere, non lo sappiamo, ormai è tutto, siamo nelle mani di Dio. Per cui proseguiamo finché non c'è lo sterro e vediamo lo sterro come è messo, perché le tracce di oggi erano complicate a metà, dai, però con la pioggia tutto cambia. Guarda, bravi, sti operai, ci hanno fatto spazio. Era chiusa la strada, ma per un pezzettino veramente piccolino. Sono andato a chiedere se gentilmente ci facevano passare. Sei gentilissimo, grazie. Ciao, bello. Grazie. Ciao. Ciao. Vai. Insomma, via, con questo sole primaverile stiamo facendo grandi scoperte. Superfotoman! Professionista! Però sono un pelo stanco. Grazie! Buonasera! E ora non ci aspetta altro che andare a fare la spesa. Cioè, nel senso, c'è ancora un pezzettino, però è la fine.
non si vede una ceppa, una cippa, una scioppa, una sciuppa. Questo è il mio punto preferito, ma è anche il punto in cui con la pioggia... Dai, dai, ti faccio il video! Grandissimo! Il punto in cui... Hai visto? Senta! Grandissimo! Andiamo! Come stai? Ora ti do una mano, aspetta, mi sposto. Allora, ti spiego una cosa. Tu sei partito sulla linea sinistra e poi sei andato a destra. Lì è dove... Ciao. No, lì è dove c'hai, nel mezzo c'hai sempre il munchio. Quindi devi prendere una linea e tenerla. Allora, la puoi togliere la gamba? Ti sei fatto male? No, no. Sei na... Posso tirarla giù? Non c... Aspetta. Che pesante è la bimba! Ma non ce la fai proprio? Aspetta. Allora, fermo, si fa una cosa un po' porno, stai lì. Lascia, lascia, lascia qua. Spingi tu e io tiro su. Uno, due, tre, vai. Ci sei? Ah no, ma non è messa male. È solo storta. Perché vai molto bene, vai molto bene, però hai deciso di cambiare traiettoria qui nel mezzo dove le ruote non vanno e quindi si crea la mucchio. Guarda un po' se la moto è a posto, ma mi sembra sei cascato sul morbido. Piano piano, non c'è fretta. Alla grande, bella, eh? Oh yeah, buonasera. Buonasera. No. Come stai? Mi riconosco dalla moto. Poca, poca. Ma ce la facciamo, dai, accendiamo il fuoco e poi dopo ci scaldiamo. Bella. Che manico, ragazzi. Cazzo, sei già su operativo, sei già arredato, vedo. Eh sì, ma anche solo il comodino, adesso lo monto, eh. Perché doveva essere una tendata di primavera, questo invece è un test per Capo Nord. Questo è proprio il vero test. Abbiamo organizzato il maltempo apposta, chiamato prima Giuliaccio, mi ha dato un sms e ci ha soddisfatto. Bene. Omaggio per te, partecipante. Grazie mille, è un onore essere qua. Veramente un onore. Dopo 3 anni che tento di venire. Cazzo, però. Stasera si griglia insieme, va bene? Perfetto.
questo è un omaggio per te. Grazie. Che bello, noi siamo là a grigliare, dopo se vuoi. Divi? Quasi, quasi. Però Divi. È andato piacere. Benissimo, benissimo. Bello, bellissimo, dai, siamo già in vacanza praticamente. Vi lascio finire la tenda e poi vi porto un regalino per voi. Okay. Ragazzi, venerdì sera della tendata. Allora, oggi ha piovuto e parecchio anche, come avete visto dai video, però ci siamo divertiti lo stesso perché eravamo comunque in mezzo alle pozzanghere. Ora, l'unico momento in cui la pioggia dà particolarmente fastidio è quando siamo a cucinare davanti ai falò, perché ci si bagna, sicché siamo stati un po' lì, si è fatto da mangiare. Poi però cominciava a piovere un po' di più, siamo andati su, c'è un bar, però era chiuso, siamo stati a chiacchierare un pochino, poi siamo venuti in tenda. Ora sono le 10:30 di sera, siamo stanchi ovviamente perché siamo stati tutti i giorni in mezzo a sterrati, fango, guadi, pozze. Siamo molto soddisfatti perché si è fatto un monte di strada, però ora sta venendo giù un vero temporale, c'è un casino. Buoni. Sentite? Si sente la pioggia? E quindi niente, queste sono le tendate primaverili, quelle proprio con il sole di primavera. Allora lì sono tutto rosso. Mi si vede con questi raggi ultravioletti. Ah boh, ora devo fare anche pipì, che devo aprire la tenda, mi devo bagnare un'altra volta. Ah, vabbè, va. Comunque domani, sabato, ultimo giorno, e ci si fa altri chilometri sterrati, ma è piovuto talmente tanto che non so esattamente che viene fuori domani. Sarà un degenero totale. Vabbè, vi terremo aggiornati. Ciao ragazzi. Ieri tutta l'acqua che doveva scendere è scesa, siamo contentissimi perché ora non piove più. Sentiamo i ragazzi. Massimo, che è andata ieri sera? Beh, un po' bagnata, però alla grande. Si fa? Ma sei asciutto dentro la tenda? Io l'ho detto, lo sono asciutto, fuori un po' meno. Ok, andiamo a sentire gli altri. Buongiorno. Insomma, com'è andata questa notte di pioggia? No, lascia perdere, spegni quella roba lì, vai a vedere dentro, sono i sacchi bagnati. Ma è due gocce! Deve esserci. Ma due gocce! Deve esserci un buchetto dentro! C'è un buchetto dentro! La veranda offre grande comodità. Comunque vedo che l'ottimismo non è sparito. Sì, sì, ripresa la prima mattina. Dai, non lo faccio, non lo faccio. Allora buongiorno, Come si va? Da 10! Da 10! Ha dormito? Come sta là? Come va il piede? Uguale. È costante nel tempo. Okay. C'è una bella faccetta, La faccia di uno che ha dormito poco. Fammi vedere, ora mi vado a truccare. Vada lì. E soprattutto dei bei capelli c'ho. Andiamo a sentire gli altri. Buongiorno. Come hai dormito? Bene, dai. Asciutto o bagnato? No, abbastanza asciutto. È andata discretamente bene. Sei entrato bagnato da ieri, sì, però sì. È venuto asciutto. Poi... Guardate che cavallo c'ha, guardatelo, bellissimo. Proprio il telaio bianco, ragazzi, stravedo per questa moto, è troppo bello. Sei ancora asciutto, sì? Asciuttissimo. Questa poi la vede la tua bimba, Puoi dire qualcosa alla tua figlia? Quando sei più grande, vieni con noi.
e ho visto che oggi tutta giornata di sole, quindi perfetto. Stasera forse qualche goccina, ma saremo al campeggio, quindi si può fare. E domani sole. Buono. Però c'era una striscia di viola, la pioggia di ieri, solo qui. Tutto il resto d'Italia era sereno. Quindi ha piovuto solo qui ieri in Italia. Esatto. Sopra il campeggio. Sì. E questo è per testare. Per testare. È aperto! E vai alla grande! Sole, bar aperto, che vuoi di più? Fango? Guarda che sole c'è stamane, dai, ci voleva, ci voleva. Un po' di fede. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho portato un po' di ragazzi. Intanto non riesco ad andare a molto tentata. Ho detto non le canto che finisco. Adesso invece poi ce l'ho fatta liberarmi. Bravi ragazzi. Quindi te tu vorresti fargli sterrati? Sì. Lo sai che è roba tosta oggi? Lo so. Con che moto li fai? Con questo? Sì, con questo. Come va? Bene, va bene. E il pilota come va? Malissimo. Però io ho dormito stanotte. Ecco, bravo, si vede dalla faccia quando ho dormito. Ma niente, siamo qua, ci divertiamo, speriamo di divertirci. Più che altro speriamo anche di non prendere l'acqua. No, oggi no, dai. Che dici? No. Lei è proprio... pannello solare, vedi? Sì, sì, prende tutto il calore del mondo. Si sta scaldando per bene lei. Va bene. Hai visto il posticino è questo? È un incanto. Per far felice il Mencini. Stasera mi asciughi tu i piedini, Ti faccio stasera ti faccio anche altra roba i piedini. Mamma mia, sono già caldo. Te li sciuccio i piedini. Sono già caldo. Sono i piedini? Sì. Dai, dai, che va bene. Ti faccio tornare su a Milano per i bagnati. La mia è pigro, sto diventando pigro, Jonathan. Ti vedo, sto invecchiando. Moto più performanti, ma meno. Non potevo, cioè, ma guarda che è colpa loro, perché ho detto, andiamo, facciamo il giro, devo far benzina, loro, no, lo faccio io, l'ha fatto Jonathan, lo faccio anch'io, arrivo io per ultimo, cosa devo fare, non lo faccio? Certo, certo, fatto bene.
facci strada. Andiamo, andiamo. Vai. Vai Massimo, si mangia una bella pasta. Vai, andiamo. Di Marotta si mangia seduti perché non c'è panini, ci fa una pasta. E quanto è che panoramino, ragazzi, complimenti, avete portato a termine tutto. Che foto. Mamma mia, com'è andata? Sasso bagnato e top, con grandine tra l'altro che rimbalza. Sono qui, se stasera vuoi fare Milo of the Mountain, ma sembra di essere in Norvegia, vedete, poi ho pensato vicini, proprio vicini. A te, guarda, mamma mia, stanotte saranno follie. Buoni cazzi. Jonathan, ma in che posti ci hai portato?
Com'è la Toscana? Di là la Toscana, allora Busto Arsizio non è male, ma la Toscana è qualcosa di veramente commovente. Io ogni tanto arrivo, si scollina da una sterrata che si apre il cielo, come oggi che c'era le nuvole, si apriva il cielo, è commovente, l'emozione. Grazie Jonathan. Grazie a te, come sempre. Ora fammi vedere dove dormi, così so dove andare stasera al buio a tastoni. Facci vedere. Aspetta, là ci stanno già criticando perché dormiamo in capannina, ma loro non sanno che noi siamo fuori da giovedì sera e tutti quelli che erano qui da giovedì sono già andati via, quindi io un'altra notte in tenda non me la fo. Faccio. Questa è la casa. Madonna. Questa è la casa. Scusa, ma questa è la casa. Ma che caruccia. Con letto matrimoniale, ma sì, la... quella con letto matrimoniale. È aperto per noi, è tutto pulito. Sì, sì, ma. No, per dirti, no. Ma anche abbastanza caldo, ma, secondo me. Fammi sentire una cosa importante. Vai, stasera io e te. Sì, ci sentono, però, Vai a prendere il DV40 nella cassettina, nella borsa di attrezzi. Il DV40? Sei un matto, ti voglio bene per questo. Comunque, casa mia è questa stasera, se vuoi favorire. Vi mettete qua? Sì. Vicini, vicini. Qual è la tua? No, voglio andare. Ascolta, due cose. Io sono in ballo da giovedì e tutti i partecipanti che erano qui da giovedì sono già andati via. Quindi, una sera in tenda, due sere in tenda le fo, ma tre posso anche non farle. O no? Da qualcuno? Uno ci si abitua poi. La prima volta, poi il secondo giorno è già meglio. Ah, che pezzo di merda, stasera mi darete noia, io lo so, mi viene. Comincia a piovere. Mi verrete a dare noia. Devo montare la tenda e comincia a piovere. Ma perché per 20 euro non vi pigliate la casetta, scusate? 20 euro, perché ragazzi. Mi sono portato via la tenda e monto la tenda. Uguale. E se no la uso cazzo. Mai. Tenda e salcampino. Mi sono portato via la tenda, ho comprato il materassino nuovo. Cazzo. Monto la tenda. Cazzo. Vabbè, la monti e poi vieni dentro a dormire. Con te. Singola. Allora, singola no, c'è letto matrimoniale, ti fa vedere, mi vedi? No, no, vabbè, no, nulla, sto in tenda con loro. No, allora siamo in tenda. Basta uno che dice, la casetta, non c'è nemmeno riscaldamento, è freddo come fuori. È una casetta estiva. Meglio la tenda. Vabbè, la dormo anch'io in tenda, però io me lo mando dentro a dormire dentro che c'ha le macchine fotografiche. Vai, mi metto insieme a voi, dove siete voi? Ma nessuno ti obbliga. No, attenzione, perché non rompere il cazzo, mi hai detto in casa no, ora voglio dormire in tenda, nessuno ti obbliga. Chiudiamolo in casetta. Ma avete rotto coglioni. Se uno si organizza per venire una tendata di Jonathan Nencini, andiamo in casetta. Tendata, la casetta. Se no, si chiama la moto casetta. Moto casetta a partire per. Prossima volta è quello. Che andate a cagare. Vado subito a rinegoziare. Allora, per correttezza vi dico che anch'io dormirò in tenda stasera, così non mi rompete i coglioni, va bene? Giusto. Però perché non ci mettiamo tutti insieme? Loro si sono messi dietro le casette, così diamo noi a Claudio che dorme nel letto, dai. O vengo io qua, che si fa? Siamo già tutti appostati. Noi ci siamo organizzati per... C'è il lago a vista qui, forse è più carino qui che di là. Stasera sono le puttane. Giusto, spostatevi. Puttane? Sì. Allora, come fai a sapere, Michael, che ci sono le puttane qui? Basta chiamarle. Tu che dici? Okay. Ah, scusa. Perché c'era un fianco io. Vai, vi lasciamo litigare. Bellissimo, Michael che fa le battute davanti alla fidanzata. Perfetto. Anche questo è partire ser. Va bene. Ma Giada, non puoi dormire, cioè è arrivata la tua età, non puoi neanche. Cosa devi dimostrare ancora? Mi hanno detto così: non posso andare a una moto tendata del Nencini dove il Nencini dorme in casetta, ma se no la chiameremo moto casetta. E allora? Che è più bello moto casetta. Ma che devi dimostrare ancora? No, al mondo nulla, ma sai, mi hanno detto che avrebbero fatto ma avrebbero dato fastidio fino a notte fonda e lo fai per me dormire. Quindi faccio per te. Sì, mi metti qualcuno carino qua dentro? Scemo. Ah, vabbè, allora mi piace, ti lascio il posto perché mi hanno ricattato, io devo dormire in tenda stasera.
che una sinistra destra lunga. Ah, parla parlavo di Vale Lunga. Di gente che c'ha il manico. Mica noi, vero? Mica noi, mica io. Te c'ha il manico, guarda che manico c'hai, alla fine non anche la pasta. Noi ci abbiamo solo freddo adesso, no? Vi vedo, tutti imbacuccati, tutti così. Benvenuti a Capo Nord. Tu vedi, sto facendo allenamento a Massimo, a Matteo. Sì. Tutto allenamento questo? Tutto allenamento. Capito, Michele? Tutto freddo così lassù, preparati. Mi piacerebbe adesso, arriva la cioccolata per questo. Arriva tre settimane. Ma licenziati, dai, e vieni su. Cazzo te ne frega. Prendi mezzo d'aspettativa. Ho schiantato stamani, sì. Si disabilito sempre i sensori. Mi piace schiantare. La bicicletta micidiale. Ha mangiato? Sì. Guarda lì, spolverai il piatto. Che c'è? Sì, serio, smart working. Ma che cazzo di smart working era? Non vale più dei droghi. C'hai il patentino? C'hai il patentino? È difficile da prendere. No, cagato. Io non ho mica bisogno, lo so pilotare benissimo. Non hai visto? Lo schianto in 3x2. Tiè, beccati questa, sai. Beccati questa. Si fa così. Vai. Facciamo un tutorial su come si mangia la Nutella con la crescentina. Così? Metti il cucchiaio. Zuppi dentro, poi con una certa eleganza spingi dentro. Grande. Sai, questa andrà sul tubo, vero? Tubo. Costa molto. Certo, ma cosa sono un pezzo? Perché loro potevano fare una frenata con un motore più piccolo. Questa è la 800. Ciao. Sapete parlare di altra roba a parte le moto? Allora, di chi dove sono? Oh, Simo, uno ha capito. Bravo Simo, ora sì. Vedi. Ancora Vittore, però manca lo stesso che si ha capito. Non vorrei parlare di calcio, che l'Inter ha perso per la terza volta consecutiva. No. Ti offendi se gli uomini in questi eventi parlano di donne in maniera sboccata? Allora ragazzi, prossimo anno motogiro e mignotte, dai. Dai.